L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interrogazione. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, dottor Galletti, risponde all'interrogazione numero 348 della senatrice Serra ed altri, concernente gli insegnanti di sostegno per alunni con bisogni educativi speciali. Prego, sottosegretario Galletti. Scusi. L'interrogante chiede una serie di misure in materia di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, in acronimo BES, in ambito scolastico. Il tema illustrato dall'onorevole interrogante è stato già affrontato nella discussione di altri atti di sindacato ispettivo di analogo contenuto e, nelle precedenti occasioni, è stato sottolineato che la direttiva del 27 dicembre 2012 recante strumento di interventi per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica estende agli alunni con bisogni educativi speciali i principi contenuti nella legge numero 104 del 92, ricordo la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e la legge numero 170 del 2010, che tratta nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. Ricordo ancora che l'obiettivo del sistema scolastico è quello di assicurare l'inclusione degli alunni in situazioni svantaggiate attraverso lo sviluppo delle loro potenziali capacità. Ciò premesso, sulle specifiche questioni sollevate in questa sede, si rappresenta quanto segue. Riguardo al contingente dei docenti di sostegno, il recente decreto legge, quello che abbiamo approvato, il numero 104 del 12 settembre 2013, ha previsto un incremento della dotazione organica di diritto dei posti per 26.684 unità nell'arco di 3 anni e le relative assunzioni sui posti autorizzati, che saranno effettuate in aggiunta a quelle ordinarie di sostituzione del personale collocato a riposo. Come già ricordato nelle precedenti occasioni, si tratta di interventi in linea con un ben preciso programma di valorizzazione del sostegno già in atto da alcuni anni, nell'ambito del quale si collocano l'attivazione di posti in deroga a fronte di situazioni di particolare gravità, l'articolo 9,15 del decreto 78 del 2010, l'aumento del numero di insegnanti, che negli ultimi 4 anni, lo ricordo, è passato da 88.441 dell'anno scolastico 2007-2008 ad oltre 101.301 dell'anno scolastico 2012-2013, con un rapporto docente-alunno corrispondente a un docente su 1,99 alunni. La tendenza alla stabilizzazione degli stessi nell'anno scolastico 2011-2012, la quota di insegnanti a tempo indeterminato sul totale dei posti organico è stata pari a 63,4 contro il 48,5 registrato nell'anno scolastico 2004-2005. In merito alla formazione del personale docente, il MIUR ha sottoscritto il 5 luglio 2011 un accordo quadro con le università, presso le quali sono attivati corsi in scienze della formazione, mediante il quale sono stati attivati complessivamente 70 master di primo livello sui disturbi specifici dell'apprendimento e 40 master di primo livello su disabilità specifiche, tra le quali la sindrome del deficit di attenzione e iperattività e il ritardo mentale, che rientrano proprio nell'ambito dei BES. I suddetti master, attivati su tutto il territorio nazionale, hanno durata annuale e prevedono 1.500 ore di insegnamento suddivise tra le azioni teoriche, laboratori, formazioni a distanza, partecipazione a forum di discussione e stage. La platea dei docenti formati o in formazione raggiunge quasi le 11.000 unità, a cui vanno ad aggiungersi i docenti formati attraverso gli interventi organizzati dagli uffici scolastici regionali. Con la circolare ministeriale numero 8 del 6 marzo 2013 è stato inoltre previsto il potenziamento della rete dei centri territoriali di supporto, cosiddetti CTS, ai quali si affiancheranno i centri per l'inclusione, cosiddetti CTI, già presenti in alcune regioni
che forniranno supporto alle scuole anche organizzando attività di formazione. Per quanto concerne l'inclusione dell'alunno con bisogni educativi speciali, oltre a quanto già detto sulla centralità di tale principio in questa e nelle precedenti occasioni, va ricordato che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca già dal 2010 ha avuto cura di diffondere presso le scuole il modello di rilevazione dei BES elaborato dall'OMS, assumendo tale modello come approccio alla didattica e alla programmazione, focalizzato sul ruolo determinante dell'ambiente scolastico e sull'analisi dei fattori contestuali che fungono da elementi di facilitazione o di ostacolo per i risultati scolastici degli alunni con BES. Merita poi ricordare quanto previsto dalla circolare numero 8 del 6 marzo 2013, secondo la quale il gruppo di lavoro per l'inclusione di ciascuna istituzione scolastica è tenuto ad elaborare una proposta di piano annuale per l'inclusività, quale strumento che possa accrescere la consapevolezza per l'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi. Secondo le indicazioni fornite dal Ministero agli uffici scolastici regionali con nota 27 giugno 2013, durante l'anno scolastico in corso saranno sperimentate e monitorate metodologie e pratiche organizzative per l'attuazione della direttiva 27 dicembre 2012 e della citata circolare 8 del 2013. Grazie sottosegretario, facoltà di intervenire in replica il senatore Bocchino. Grazie signor Presidente, volevo innanzitutto ringraziare il sottosegretario per la risposta articolata e precisa a questa nostra interrogazione, di cui però non possiamo che dichiararci solo parzialmente soddisfatti. Prendiamo atto di tutte le iniziative che il Ministero ha messo in opera per la formazione dei docenti ed anche alle iniziative che sono state previste anche nel decreto scuola per l'aumento del numero di docenti di sostegno. Tuttavia non possiamo non rimarcare che tutto l'argomento del sostegno nella scuola pubblica italiana è in grandissima sofferenza ed in particolare mi riferisco alla notevole mole di ricorsi che ogni anno vengono posti in essere dalle famiglie al fine di riconoscere quello che è il diritto dell'alunno di avere un'assistenza adeguata a quella che è il grado di disabilità che esso possiede. Tanto grande questo disagio addirittura da prevedere nello stesso DL104 che abbiamo appena approvato l'esenzione del contributo unico per i processi amministrativi che riguardano proprio questi casi di mancata assegnazione delle ore di sostegno. Quindi la sofferenza c'è e i posti messi a disposizione da questo DL Scuola sono comunque sufficienti. Ricordo che si raggiungerà il 100% dell'organico dell'anno scolastico 2006-2007 soltanto fra 3 anni. Noi infatti abbiamo presentato un ordine del giorno per anticipare questo pareggio, ma anche quell'organico a cui si riferisce il decreto scuola è esso stesso insufficiente per coprire tutti i posti di cui ha bisogno il sistema scolastico. Quindi ci riteniamo soltanto parzialmente soddisfatti. Grazie comunque. Grazie senatore Bocchino. Con i nostri lavori si sono conclusi. Il Senato tornerà a riunirsi lunedì 18 novembre 2013 alle ore 11 e alle ore 16 con all'ordine del giorno discussione dei disegni di legge disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriannale dello Stato, legge di stabilità 2014, bilancio di previsioni dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriannale per il triennio 2014-2016. Comunico che sono pervenute interrogazioni, interpellanze e mozioni che verranno pubblicate all'allegato B. Reso conto della seduta odierna e tolgo la seduta.